Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Io sono Dragon Rex e siamo qua pronti a continuare con un nuovo episodio di FIFA 23, la carriera allenatore del nostro Antonino Croce con il suo Cagliari. Allora ragazzi, abbiamo giocato la prima partita amichevole, abbiamo fatto tanti acquisti, sono arrivati tanti nuovi giocatori, tanti se ne sono andati. Abbiamo acquistato un terzino sinistro nuovo interessante come Dedic, che a 21 anni potrebbe essere una buona alternativa anche a Gagliardo, che potrebbe andare via, e a Bellanova, che comunque sta recuperando dall'infortunio. Abbiamo preso un terzino destro che è Lucevo. Lucevo è 20, a 22 anni, sicuramente difficilmente giocherà. Ho messo in vendita nel frattempo Ezebue perché comunque non lo sto vedendo crescere ed è arrivato al massimo, quindi l'ho messo sul mercato. Vediamo se lo acquistano, anche perché noi andremo a prendere un altro terzino destro e andremo a prendere anche un difensore centrale che ci potrebbe servire. Intanto affronteremo anche il Monza tra poco di Vittorio Mancini, che è in prestito lì, e gli altri arrivi importanti che sono arrivati nella nostra squadra sono Abdul Fatawu Issahaku, che ha già fatto gol al suo esordio trequartista. Abbiamo messo Pereiro sempre sul mercato, che andrà via. Ed è arrivato anche Navarro, che lo sto facendo diventare CC, un centrocampista centrale, e che giocherà per adesso subentrando a Maigret, che ha fatto un buon esordio. Martin, è arrivata un'offerta dell'Everton di 44 milioni di euro, e naturalmente c'è la possibilità di venderlo, e quindi Semeneio non l'ho messo più in vendita. Traoré invece è il nuovo attaccante, che spero ci possa dare tante soddisfazioni. Ma prima di andare avanti andiamo a prenderci il nuovo terzino destro, che anzi sì, terzino destro è il difensore centrale. Il terzino destro in questione, ragazzi, visto che Tomiyasu costa tantissimo, costa 37 milioni, io non voglio spendere così tanto, dovrà essere lui. Si tratta di Facundo Mura, ha 25 anni, quindi abbastanza grande, però secondo me ce lo possiamo portare a casa. Quindi andiamo a trattare per... Allora, noi inizia la trattativa. Vediamo subito se ce lo portiamo in squadra, perché potrebbe alternarsi con Mason. Allora, offerta per il cartellino. Noi offriamo direttamente 6 milioni e mezzo di euro. Vediamo se... Anzi, facciamo 7. Vediamo se accettano. Per il cartellino vogliono Altare e no, no. Controfferta, rimuovi scambio giocatori. Rinegoziamo e a questo punto ti do 7 milioni e 2, non te ne do di più. Ne vuole 9,3. E allora controfferta, vediamo un po'. 7 e mezzo, te ne do tanti, ti devono bastare. Ok, perfetto. Allora, Mura gioca nel Racing in Argentina e ovviamente devo acquistarlo per forza. Trattiamo e vediamo se arriverà questo nuovo terzino in squadra. E qua siamo in una scena, siamo al ristorante praticamente di lusso. E lui ci rimane un po' sorpreso, non se l'aspettava. Ma sei a Cagliari, sei tranquillo, sei in Costa Smeralda in questo momento. Ok, vediamo un po'. Vuole essere importante, accettiamo, va bene così. 4 anni, vediamo se ci rimane almeno 5 anni di contratto. Ok, perfetto, niente clausola, va bene. Sicuramente dovremmo offrire noi, infatti. Allora, stipendio, guarda, te ne do 20.000 con un bonus di ingaggio di 50.000, ti va bene? Dopotutto stai arrivando in Italia. Vabbè, ma vuoi troppo però. Controfferta, rimuovi bonus, modifica stipendio. Allora, te ne do 25.500. No, 300 di questi non te li do, te le do
massimo 100. Vediamo se accetta. Vabbè, però vuoi troppo, vuoi troppo, vuoi troppo, vuoi troppo. Controfferta, modifica stipendio. Guarda, 30.000. E facciamo a meno 200 qua, se no non mi fai prendere gli altri giocatori. Toh, accetta, se no addio. Niente, vogliono un sacco di soldi. Allora, controfferta, modifica. Allora, qua magari mi fai risparmiare qua. Ti do 34.000, però con 175.000. Avanza offerta, vediamo. Ok, ce lo siamo portati a casa. Mamma mia, stata tosta. E pure tu, Antonino, che lo porti in un ristorante di lusso, fa vedere che c'hai i soldi, ma soldi non ne abbiamo. Eccolo qua, Mura. E lo vediamo giustamente arrivare un nuovo terzino destro. Ricordo, Eizebue andrà via. Andrà via anche probabilmente Martin. Facciamo vedere le visite mediche. Poi andremo subito velocemente avanti. Ed eccolo qua, il nuovo arrivo. Maglia numero 17 per lui. Vediamo se l'acquisto è buono per 7 milioni e mezzo. Come valutazione dell'acquisto un C. Vabbè, buon prezzo, ma va bene così. Overall, c'ha 75, ci può anche andare bene. Allora, prendiamo il difensore centrale. Ero indeciso fra Thiaw e Østigard. Onestamente, Østigard mi dà più sicurezza sulle palle alte e non è per niente male, anche se insomma, lui costa anche un po' di più. Østigard costa 11 milioni, costa molto di più. E allora prendiamo Thiaw. Vediamo se riusciamo a portarcelo a casa. Vediamo un po'. Il difensore centrale del Milan. A lui gli diamo semplicemente come location l'ufficio del nostro Antonino Croce, e questo non so chi sia, dovrebbe essere il suo procuratore, sembra, non so chi, sembra che Cozzalone. Comunque, offerta per il cartellino 9 milioni vogliono, e noi 9 milioni gli diamo. Vediamo. Vogliono tutti Altave. Altave è diventato un giocatore importante perché tutti. No, te ne do 9, basta. Sì. Con uno scambio giocatori ti do un difensore eventualmente, visto che ti serve un difensore. Guarda, ti do quello più interessante che a questo punto è Ndeng. Vediamo, ti va bene? 9 milioni e 6 più Deng se lo prenderebbe. Controfferta. Allora, 9 milioni e mezzo la chiudiamo. Anzi, 9 milioni. Visto che ti sto dando un difensore. Ok. Quindi Deng se ne andrà. Sì, ce lo togliamo subito da tutto. Trattiamo con lui e poi andremo a giocare subito la partita. Ufficio anche come location per questo difensore 35.000. Allora, vuole essere importante, va bene. 5 anni di contratto, ci va bene. Dobbiamo essere noi a fare l'offerta, va bene. E niente, dobbiamo essere noi. Allora, ti do, guarda, il tuo stipendio 35.000 con un bonus d'ingaggio di 200. Boh, ti va bene così? Allora, un'offerta equa, ti ho dato un sacco di soldi per bonus d'ingaggio. Comunque, ragazzi, un nuovo difensore centrale lo proveremo anche subito al posto di Altave in coppia con Bella Kochap e vediamo un po'. Nuovo arrivo. So che questi magari potrei anche saltarlo, però lo volevo vedere con la maglia del Cagliari nella presentazione alla stampa.
Naturalmente, ragazzi, scrivetemi nei commenti se volete che faccia una live su YouTube per il mercato di gennaio. Tanto qui maglia numero 25 per lui, scambiato, Deng più 9 milioni. Quindi Deng ci abbandona. E questo è un ottimo affare, ci dicono. Ottimo. Bene così. Ha un overall abbastanza alto, 74 più di yen. Ok ragazzi, penso che per adesso può andar bene così. Andiamo ad avanzare verso, diciamo, la prossima partita in programma, che è contro il Monza, appunto, del nostro Mancini. E intanto credo che se ne vada qualcuno. Attenzione ragazzi, il nostro Martin, capocannoniere di Serie B e capocannoniere dell'ultima stagione in Serie A col Cagliari, ci abbandona. Adesso abbiamo altri soldi per costruire e acquistare altri giocatori sicuramente interessanti. Credo che tutto sarà sulle spalle di Traoré a questo punto. Ceduto per 44 milioni e 2. Ok, intanto Guerra va in prestito per 2 anni, va bene così anche per lui. E ci ha lasciato quindi Martin, vediamo un po' cosa ci dicono. Guerra in prestito, Marin venduto, abbiamo 39 milioni e mezzo. E vediamo un po'. Semeneyo, ora che ha cambiato idea riguardo alla mia cessione, spero di rivedere il modo di giocare e costruirmi un futuro qui. Non voglio fare la riserva a vita. Sei troppo importante, quindi stai tranquillo, Semeneio. Il morale è un po' basso. E intanto andiamoci a giocare un po' questa partita. Facciamo la formazione, anche facendo giocare un po' i nuovi elementi. Allora, lascio in porta Radu perché voglio che si metta un po' in forma. Mason va un po' a riposare perché voglio provare Mura. E al posto di Altare provo subito Tiav. Dedic, diciamo, lo lascio ancora titolare, Makuna anche, per il resto Traoré sarà titolare, Chiquinho anche. Non faccio altre sostituzioni, magari potrei decidere di portarmi anche Semeneyo in panchina, ma anche no, quindi magari ce l'andiamo a giocare così, ragazzi, con questa formazione. Solo Radu praticamente e Tiav in campo. E andiamoci a giocare contro il Monza del nostro Mancini, che gioca anche titolare contro il nostro giovane, e vediamo come va. Giornata piena Allora di Malcolm, ragazzi, condizioni abbiamo ideali per un gran fatto match. nuovi Con acquisti me, come sempre, c'è Daniela Dani. Torneo che precampionato prosegue nella ovviamente seconda saranno in giornata della campo. fase a Farò un gironi. altro Si acquisto, questa affrontano volta a Monza parametro e zero, Cagliari. ragazzi, che Seconda partita della fase a riguarda gironi. il centrocampo. Importante non lasciare punti per strada e si punta al passaggio del turno. Lascia stare Attenzione a Cagliari, questa arriverà bellissima Radu. palla. Occasione già No! nei primi minuti. Che Hanno messo subito occasione dentro le che si è corsie. A questo punto mangiato il vincono. nostro Isacco. Intanto bravo qua di testa. Ottimo, attenzione Makuna. Makuna! Sul posto qui, può metterla da lì. Mamma Incluso mia, la palla Makuna, che arriva ha in buona fatto! posizione, ha Ottimo provato a per lui! rizzarla e non è andato molto lontano dal bersaglio. Makuna, secondo me, potrebbe essere l'erede di Nandez. Perché credo che Nandez, anche se abbiamo rifiutato un po' di offerte fino adesso, intanto Può Dedic, io portare ti ho palla lasciato in verso il rilascio. campo. Si fa spazio, occhio al Aia, pallone per il mamma mia, passo in bravo Radu! avanzato. Grande parata, che Bravo riflessi. Radu. Palla che supera la linea, sarà rimessa laterale. Vediamo un po'. Maigret. Il tentativo di pressing qui, palla Qua recuperata in ancora ottima posizione. Dedic. Posizione invitante, non si lascia sorprendere Bravo qui il Radu. portiere. Ottima palla, È proprio a che punto Dedic, con questa squadra? Non attenzione. sarà semplice. Nuovo ambiente, nuovo sistema di gioco. Bella questa palla Attenzione alle ancora per possibilità. Makuna. Ottimo
spinge, ma non è finita. Niente da fare. E niente da fare. E il portiere ha fatto anche un intervento. Stiamo sbagliando. Il portiere non la pensava così. E ha evitato letteralmente un gol fatto. Bravo questa volta Dedic. Bravo anche Radu che ridà la palla. Riceve sostegno. Questo è una Maigret. Si libera bene qui. A campo libero. Mamma mia! Solo il portiere da battere. E qui il portiere sta facendo i miracoli. C'è cioè il secondo intervento. Destinata a finire dritta negli highlights del Isacco. Indipendentemente dal risultato finale. Mamma! Oh! Un miracolo questo, ragazzi! Questo è stato un miracolo come, per come l'ha presa sul tiro di Bella Kocap. Niente da fare. Questa volta non aggancia Traoré. Cerchiamo di andare un pochino più offensivi. Ma se vogliono trovarlo, Pier, fidati, devono essere più cattivi e sfruttare meglio le occasioni create. No, qua ha fatto un errore, attenzione. Può girarla. Attenzione perché Monza cerca la rete. Ok, per fortuna Dedic ha contrastato l'avversario. Perdono un pallone pericolosissimo. Mamma mia, qui. Bella Kocap. Salva tutto con questo intervento. Ha il pallone per il vantaggio. Bravo ancora il nostro portiere. Che sta iniziando a giocare bene. Traoré. Hanno la possibilità della ripartenza. No! Ora qui il recupero da parte della difesa. Niente da fare. Mantengono il possesso del pallone con una buona serie di passaggi. Questa mi sembrava un po' fuori gioco. La traiettoria verso il centro. Ok. Mancini non si se ne ha approfittato. Va a Mura. Attenzione a Mura. Se ne va sulla fascia Mura. Attenzione al movimento dei compagni. Ancora una volta Traoré che è fermato e si inizia a sentire un po' la mancanza di Martin. No, Mura superato. Possono passare in vantaggio. Spinge il portiere per pallone ancora. Mamma mia! Conclusione a giro che è finita largamente sul fondo. Sì, perché lui voleva metterla nell'angolo più lontano, ma qualcosa evidentemente è andato storto. No, ancora un errore. Di Tiago questa volta, attenzione ancora. Bravissimo. Calcio d'angolo, ma stiamo soffrendo. Torniamo un po' in equilibrato perché. Corner battuto in mezzo. La mette fuori. Prosegue qui dell'avanzata. Recupera un gran pallone. Mamma mia, bella coccia, perde palla. Qui è stato bravissimo Radu. E intanto è finito il primo tempo, facciamo un po' di sostituzioni, Bella Coccia è un po' stanco, sta giocando anche molto male, non è in vena devo dire, anche Mura molto stanco e per adesso non farei nessun cambio se non quello di Cicchigno, molto praticamente assente in questo primo tempo, mettiamo Alvarado e ragazzi contro il Monza è durissima. Accompagnano l'azione. Attenzione qua. Attenzione. No, era buona. Io ho convinto che ci fosse fuori gioco e che stava per fischiare, invece non lo è. E intanto attacca il Monza. Sale la bandierina, è fuori gioco. Qui questa volta è fuori gioco, Kocap. Perché ci sarà un cambio. Lo vedo abbastanza stanco. Traoré. Ha diverse soluzioni, occhio. Bella questa palla, attenzione.
Incredibile, Bernabé la sbaglia. Avrebbe preso un'altra piega se avesse segnato. Bernabé la sbaglia, ragazzi. E qua. Ok, c'è un fallo per noi, fallo di mano sicuramente. Attenzione qua. Alvarado fermato. Qui ancora che se ne vanno con Thiago che è un po' lentuccio, Mamma mia. Facciamo una sostituzione perché stiamo giocando un po' male. Mettiamo Rodriguez in campo, fuori Isaac che non ha brillato. E faccio uscire anche Traoré e metto Gnonto al suo posto. Quindi doppio cambio. Sesco. Sì, Pier, questa volée non è uscita di parecchio. Partita equilibrata. Le squadre non si differenziano una dall'altra per numeri sul possesso palla. Macuna, stai per uscire anche tu. Entrambe hanno avuto la palla buona per sbloccarla. Secondo me a breve una delle due si porterà in vantaggio. Risultato che non vuole sapere rischiodarsi. Due porte qua stregate. Attenzione, mamma mia, bravo, bella coach-up. L'azione avversaria. Ci sono metri per andare. Attenzione perché se ne va Gnonto. Altra occasione, attenzione. E attenzione perché Gnonto la mette dentro. Che possa essere lui l'erede del nostro Martin. Traoré ancora non si è ripreso e lo vedo un po' titubante. Una ripartenza perfetta. Ha eluso bene il pressing, e qui è stato bravo Gnonto a mettere la palla in rete. Gode l'1-0, ragazzi. Facciamo un'altra sostituzione. Farei uscire Maigri e faccio entrare in campo Navarro. E l'altra sostituzione che mi vado a fare fuori Macuna, metto Banda al suo posto in modo che possa recuperare. Banda aveva segnato. Doppio cambio dunque. Un bellissimo gol nella prima partita. Con questo gol, 1-0. La cosa incredibile è che fino adesso, ragazzi, su due partite. Bravo qua nel recuperare palla. Attenzione. Ottimo lo scambio con proprio Banda. Può essere il pallone giusto. Mamma mia, ha provato. Nostro giocatore, ma tanto sostituzione anche da parte loro. E la palla è ancora nostra, attenzione. Ottima verticalizzazione. No, ancora Bernabé la mette fuori. Facciamo un'ultima sostituzione, un'altra sostituzione. Facciamo uscire Bernabé un po' stanco e facciamo entrare Nandez lì da quella parte. Continueranno a giocare con la stessa intensità. È pronta la sostituzione. Va bene così, bravo Bernabé, fatto quasi intera partita, anche se ti sei mangiato due gol. Attenzione qua, ancora mi lancio. Bravissimo Thiago. Ottimo lancio per Alvarado che però perde palla. Può passarla. Palla col contagiri. Ottima quell'idea, buona il corridoio, ma c'è il fuori gioco. Già. Purtroppo è capitato il fuorigioco e va bene. Troppo in anticipo, Pier. Palla di nuovo in loro possesso. Qui, bella coach-up, quasi non. 5 minuti al termine, c'è un gol di vantaggio, ma ovviamente non è finita. Occasione. Dai, ma era rientrato dal fuorigioco, era rientrato. Ma vabbè. Bello questo colpo di testa, ma Gnonto purtroppo ha perso nuovamente palla e attenzione perché sono in tanti qua. Avanza a caccia del gol del pari, non c'è più molto tempo. Tiene palla in attesa dei rinforzi. Crossa in mezzo.
Oh, beh, attenzione. La direttrice di gara ha visto il Ok. fallo e ha decretato il calcio di punizione. Punizione per noi. Ho detto, ci ha fischiato il rigore. Il quarto uomo indica 3 minuti di recupero. No, errore di Rodriguez. Un po' inesistente anche lui. Qua per fortuna la Buona qui la sbagliano. lettura del difensore. E la perde Miura. Sta avanzando. Bravo qui Tia. Si libera anche Non c'è bene. più Finisce tempo. la Finisce qui partita. la gara col successo della squadra ospite. Una Vittoria di vittoria misura, conquistata su due ragazzi. È punti, buttando fuori stata un tosta pallone. contro il Monza, tenendo conto anche le tante assenze del nostro Cagliari. È anche normale, insomma, Martin non c'è più, Pereiro anche lui non c'è più. Insomma, dobbiamo provare giocatori nuovi. Lo so che tentare di vincere, diciamo, il campionato e, diciamo, la Champions League e quant'altro sarà molto difficile, però ci proveremo. Intanto avevo detto che vado a prendere un centrocampista centrale ed è lui. Ha l'infortunio facile, però ragazzi, io lo vado a contattare, lo vado ad acquistare, è a parametro zero e ci potrebbe essere utile come averlo come centrocampista in più nella nostra squadra. E vediamo un po', Cruciale va bene, ma non penso che giocherai. 4 anni, facciamo 5. Ok, niente clausola. Vuoi un casino di soldi? Controfferta. I nuovi bonus. Allora, volevo un sacco di soldi di bonus d'ingaggio. Modifica stipendio. Allora, facciamo. Giusto perché sei tu, 35, 36 e mezzo e 400 di ingaggio, non di più. Ne vuole ancora la controfferta. Quarantasei e 8 e 400. Rimango sui 400. Ok. E che cacchio, sei libero sul mercato. Vediamo se può essere utile alla nostra squadra il suo acquisto. Sicuramente è un ottimo acquisto, va bene. Valutazione, beh, 80 ragazzi, 80, non è male questo 80, non è davvero male. Forse abbiamo acquistato un ottimo giocatore secondo me. E volevo un attimo andare a vedere appunto Castrovilli. Eccolo qua, è un 79 in realtà, però va bene, 74 di velocità e di accelerazione, velocità 74, va bene così, velocità tutto sommato è abbastanza veloce. Allora andiamo, avanziamo verso la prossima gara che abbiamo contro, vediamo chi, tanto credo che se ne va qualcun altro. Eccolo qui, ci abbandona. Vediamo un po', Jacopo Moretti, gli abbiamo dato col diritto di riscatto, quindi Moretti probabilmente andrà via a un buon prezzo e va bene così. Abbiamo dato col diritto di riscatto e vediamo ancora, offerta di prestito per Gnonto, assolutamente no. Rifiutiamo l'offerta del Benfica. Resoconto della primavera, va bene. Moretti venduto per 390.000 euro. E ragazzi, andiamo alla prossima partita, che è contro, intanto, offerta di trasferimento per Altare. Altare è intoccabile anche lui. Quindi rifiutiamo l'offerta anche di cessione di Altare. E andiamo a giocarci questa partita. Facciamoci la formazione. Lascio Traoré che deve tornare in forma. Non faccio tanti cambi. Faccio uscire Thiaw. Mi metto Altare in campo. Lascio anche
Radu per questa partita, fuori Dedic invece vi propongo Gagliardo, fuori anche Moura che non mi è piaciuto tanto e voglio provare Lucevo onestamente a questo punto, fuori anche Maigret e proviamo Castrovilli, vediamo un po', fuori anche Chiquinho, mettiamo Alvarado che possa un po' recuperare. Ci portiamo in panchina Nandez, va bene, Navarro, Rodriguez, Banda, però volevo portarmi, visto la situazione, anche qualcun altro, però Maigret sì, ce lo dobbiamo portare, lo portiamo al posto di Chiquinho a questo punto, magari ci facciamo giocare Navarro. Allora ragazzi, ci giochiamo così la partita di adesso. Questa seconda sfida, affrontiamo il Valladolid, vediamo se vinciamo anche questa gara e proseguiamo magari nel torneo, quindi andiamo ragazzi. Ci Maniera splendida siamo colpisce nel ragazzi, match di ci oggi. siamo, Un saluto alla Pierluigi Banda e giochiamo ovviamente Daniele questa altra Zani. Prima sfida parte di questa seconda importante, campionata Castrovilli che si conclude con la subito terza sfida della fase a gironi tra pronto in Pocani e Real campo. Valladolid. Ultimo impegno per loro in questa Bravo fase a gironi. Vorranno Castrovilli. chiudere con un bel risultato Bella e questa questo darebbe palla, sicuramente attenzione. fiducia per proseguire al meglio la preparazione. Un torneo E che qua si sta Bernabé, rivelando o no grande evento Bernabé. dell'anno. I tifosi hanno avuto L'altro modo di farsi giocatore fare non è tanti riuscito a autografi dai fermarlo e giocatori e attenzione tutto perché quanto in un'atmosfera di festa Valladolid. che fa bene al calcio. Non so se l'abbiamo già affrontata la squadra spagnola. Sostengono la manovra qui. Può far gol da lì. E qua è Mezzo arrivato il gol. gol. Partenza largo Abbiamo preso loro. il primo gol di questa stagione dalla parte di Altare. Questo gol merita di essere rivisto, per far vedere come si Non calcia lo la voglio palla. rivedere. Cadenza, precisione, c'è tutto in questo tiro. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Qua Isacco non puoi fare il Rodriguez. Sale con il pallone. E attenzione perché Attenzione! C'è la respinta sul tiro. Attenzione, grande possibilità. E c'è il ci hanno fatto un'altra gol volta sulla gol. Va ribattuta. È stato il più veloce e il più bene. preciso sul pallone. Gabbiadini ha fatto gol. La regia ci ripropone il replay del gol. Che Certo che opportunismo qui, carambole come Sfrecchio queste. lesto Allora nel andiamo un calcio. Prima pochino più conclusione offensivi. respinta dal portiere e a scaraventare il gol. Beh, da rivedere l'atteggiamento della difesa, è ferma. La Conteggio che è difesa cambiato, ora conducono è Maigret e ancora un Tiafoe. errore, questa volta è dal Vavado. Insiste nella stazione. Bravo Buona la Lucevo. chiusura. Ottimo il passaggio per Traoré. bella questa Buona palla Lucevo carica che di si lungo la fascia. Qua Isacco. No, Capisce che errore, Alvarado va bene attenzione, Banda. Alvarado, stai giocando molto male. Avevo tante aspettative. Ancora Accettata palla l'azione. persa, questo Banda mamma finisce con mia. soffio all'arco. Questo Ha fatto il massimo da quella Valladolid distanza. È anche difficile chiedere di non più. sembra, ma vabbè, dai. Mi hanno preso ancora palla. Niente da fare, qui è riuscito a Recupero superare, palla qua per determinante. fortuna Loro oh, è ripresa della mette in ancora, porta qui. basta. Occasione da sfruttare. Ci mette i pugni il portiere e allontana. Ci aspetta il calcio d'angolo. Niente da fare ragazzi, eh. Valladolid ci sta attaccando, non siamo Crosso nel riusciti a fare fraccetto nulla. dell'area. Super parata del portiere sul Ancora colpo di Radu che testa. fa un intervento, ma stiamo subendo tantissimo, non riusciamo a fare nulla. Interviene Spazza. Non è riuscito a sfruttare questa Tanto occasione. qua ha Poteva essere tentato il una buona dribbling in opportunità. aria, insomma.
non so a chi fosse quella palla. Intervieni però Makuna, pure tu. Il Valladolid sta cercando di fare la partita, lo confermano anche i dati sul possesso. Vedi come si divertono quando giocano, continuano a creare occasioni. Attenzione, la palla buona in area. Ferma l'attaccante e sventa il pericolo. Sta provando a fare il gioco del Valladolid, ma insomma siamo anche noi che... guarda lì. Palla gol importante. Ha sprecato una grande occasione da pochi passi. Ne è uscito fuori un passaggio al portiere. Attenzione che qua proviamo il contropiede con Alvarado, ma è da solo. Bella questa palla. E niente, il portiere non tira, siamo riusciti a fare. Ha anche preso il portiere. Sceglie subito il compagno. E qua niente da fare sul calcio d'angolo, finisce il primo tempo. 45, appuntamento. Facciamo un po' di cambi, perché stiamo subendo tantissimo in questa terza partita. Allora, facciamo uscire per adesso nessuno, quindi continuiamo così, ma tra poco farò un po' di sostituzioni. Comincia purtroppo ora il secondo tempo. Non è facile. Trasto deciso. Bella questa palla per Gallardo che se ne va. Attenzione a Gallardo. Avanza con il pallone. E qua. Pallone importante per provare a... Mamma mia! Fuori di nulla il tentativo con l'interno. Qui è stata una bella azione di Traoré che purtroppo ha attivato fuori, ma è stata una gran bella occasione. Qui c'è stata una spinta su Makuna. Il City stava seguendo questo giocatore da parecchio tempo. Aia! È arrivata. Attenzione. L'ufficialità. Si sono assicurati un elemento di valore assoluto, Pier. Questo è un professionista serio, è in grado. La posizione è ottima, vediamo. Bravo! Qui bella coach-up. No, Traoré, anche tu. Cerca il lancio lungo a scavalcare la difesa. Facciamo un po' di cambi, ragazzi, perché veramente allora fuori Castrovilli. Mettiamo in campo Megri. Farei uscire anche Isacco. Metto Rodriguez. Fuori anche Alvarado. Anzi, Makuna. Metto Nandez al suo posto, quindi abbiamo fatto un po' di sostituzioni. Okay. Accalciato al volo, non è entrata davvero di poco. Ha impattato. Stiamo perdendo questa partita, ragazzi, malamente. Fa il suo ingresso in campo dalla panchina. Carlos Rodriguez. Bella questa palla, attenzione. Prova a attaccare esternamente. Ancora il... No, vabbè, c'è il fuorigioco, va bene così. Non so dove l'abbia visto questo fuorigioco. Bernabé è un po' stanco, non sta correndo più. Qua Gallardo. Vabbè, però se salta pure a voi. Vabbè. Gol, solo tre adesso, i gol di vantaggio. Distanza che sta diventando enorme. Ma ragazzi, il Valladolid non so se l'avevamo già affrontata. Intanto facciamo uscire Bernabé e mettiamo Megrilli. E fuori Bernabé mettiamo Navarro. Perché onestamente l'allenatore si affida a forze fresche. Stiamo perdendo una partita. Il gol che non abbiamo preso nel primo tempo. Ecco, intanto Alvarado, io non so perché vuole provare Rodriguez. Cerca il sostegno dei compagni. I giocatori nostri se ne vanno per i fatti loro e niente. Mamma mia. Prima sconfitta dell'anno, della stagione, ragazzi, Però qua se vogliamo vincere la Champions. Era messa nella porta sguarnita. Vabbè che sto facendo delle prove a far giocare determinati giocatori. Partita che sembra ormai in cassaforte.
Qua ancora Rodriguez, questa volta fermato. Kurzawa. Super Niente, difensore. niente di niente. Tenta il tiro. Azione che finisce così. Occhio al contropiede qui. Bella Questa questa palla è palla, pericolosa. attenzione, se ne va al Vavado. Non è finita. Non so chi l'abbia dato poi alla fine. Occasione. Portiere È battuto. arrivato finalmente il gol di Traoré. Traoré, primo gol col Cagliari. Va bene che la perdiamo, però almeno un gol. Ecco il replay dell'azione che ha portato il gol. Hanno ubriacato la retroguardia avversaria con questo Qui è frasetto riuscito prolungato. anche Ha quasi a difeso bene la perderla la palla, nonostante la palla. marcatura, e ha trovato tempo e spazio per battere anche per dimostrare la rete. al E con Valladolid, questo gol infatti, siamo adesso sul diciamo che risultato non di siamo 4-1. proprio da scartare. Capisco che stanno giocando tutti contro di noi, anche per via del fatto che abbiamo vinto lo scudetto e siamo quindi Decidono di non campioni correre rischi, d'Italia. si affidano al giro palla nella propria metà campo per difendere questo risultato prezioso. Entra sulla palla e gliela Vabbè. porta via. L'arbitro ha aspettato di capire se Addirittura, fosse vero o no. Poi dai, un giustamente ha cartellino fischiato. giallo. Fallo da ammonizione, non ha dubbi qui l'arbitro. Era difficile che la passasse liscia, Pier. Anche in Vabbè. diretta si era visto chiaramente. Recupera Però bene Traoré il non ti devi passaggio. far anticipare così con i palloni. Aspetta il momento giusto per Allora, colpire. credo che comunque gli spagnoli siano più in forma di noi. Taglia centralmente. Occhio al rimbalzo. Buona ancora Niente, qui la palla è palla sempre recuperata. loro. Può segnare da lì. Grande parata su questa conclusione. Purtroppo, ragazzi, è arrivata la prima sconfitta, ma La ci tocca corta. stava. No, non c'è nessuno. Sfruttano l'errore in fase di palleggio e recuperano. E c'è il gol e la partita a questo punto sembra assolutamente Ok chiusa. ragazzi, 4 5 gol di gol. distanza. Sembra un po' il replay della Rivediamo ancora partita il gol, subita soprattutto dei contro contro marcatore. Palla che poi è entrata sul primo nell'ultima palo e partita sono di riconciliati campionato con della l'avversario stagione dopo il contro lo Spezia. contropiede. Conducono con grande margine 5-1 fino a questo momento. Qua il Vavado ogni volta si trova lui, ma non riesce a fare nulla. Niente, Ci saranno da recuperare 2 minuti. niente da fare, non li si Ci sono fermano. metri per andare. Qui ha tentato addirittura il fallo Bella Kochap. Rigore, non ha avuto dubbi l'arbitro, è andata E dritta poi sul dischetto. Gagliardo. A rigore si somma anche il cartellino giallo per E il vabbè. responsabile del fallo. Può essere il gol che chiude la partita. Trasformazione perfetta. Spiazzato il nostro Rivediamo il calcio di portiere. rigore di poco fa. Trasformazione impeccabile. Ha guardato. Gara che finisce qui, Ed brutto è passo finita, palla, sono ragazzi, avanti alcuni bruttissima minuti. partita qui del Cagliari. E va bene così, abbiamo perso 6-1 in casa contro il Valladolid, o meglio, non in casa. Però va bene, dai, ci sta. Credo che saremo. Non so se il torneo continua, ma non penso. Il torneo estivo. E intanto c'è posta in arrivo, leggiamo. Non siamo riusciti ad aggiungere la finale. Vabbè, pazienza. Possiamo farci niente, l'hanno cambiata così. Allora, vediamo un po' qual è il programma. Credo che ci sarà il campionato a questo punto. Bene, la prima partita, ragazzi, la giocheremo contro il Benevento, credo che sia. Se non vado errato. Vediamo. Sì, contro il Benevento sarà la prima partita della stagione. Io direi che ovviamente ci fermiamo qui per questo episodio. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Seguitemi sulla mia pagina Instagram, sul canale Twitch e la pagina Facebook. Trovate il link in descrizione. E noi, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio con FIFA 23, la carriera allenatore del nostro Antonino Croce e il suo Cagliari. Alla prossima, ragazzi. Ciao!